all'inizio di un'altra cosa, del cast dei 18 attori protagonisti che nel 95, nel 96 abbiamo scelto insieme alla Grandi, che allora si chiamava Grandi, oppure ha cambiato diversi nomi la Grandi, oggi si chiama Fimento, e all'epoca scegliemmo insieme agli australiani, agli olandesi, perché era un gruppo che aveva già esperienza, che cioè, hanno portato il loro background in Italia sulla lunghissima serialità, e quindi insieme a loro abbiamo cominciato questa avventura nel 96, e il mio compito all'epoca era quello di casting diretto. Io ho fatto il casting dei 18 protagonisti, di cui alcuni ancora oggi sono nella SOP, infatti abbiamo, credo ne sono rimasti Luisa, 7, giusto, 8. Luisa Matucci, c'è Luisa Matucci, Patrizio Rispo, Marcello Rado, Germano Bellania, mi dimentico di qualcuno sicuramente, Claudia Ruffo, Alberto Rossi, perché? Alberto Rossi, ah, okay. Però tanti, Bruno. Tanti che sono rimasti ancora oggi con noi. E quindi tu, insomma, io ho fatto esattamente la 20ª puntata, dalla 20 alla 25esima ho cominciato io. E da lì poi... E poi da lì poi... Si è andato avanti tante, ovviamente facendo anche la squadra, insomma... anche altri lavori. Altri lavori. E quindi adesso che siamo arrivati al traguardo della 3005 è un'emozione anche per te, credo. È incredibile, io non ci credo. Ancora, speriamo di arrivare a 6.000. Che dici, Nina? Speriamo. Ce la facciamo, vai. Sì. Ok, da così. Da, sì. Ce la fermo ancora un po' più qua, col carrello. Bruno, scusami. Da lì c'è un altro pezzo da mettere, ancora. Ti devo salutare, vedo che hai da fare. Oggi dobbiamo lavorare, vero? Abbiamo fatto 4 scene. Ok. È venerdì, ciao. Ciao, grazie. Io sto... Ho cominciato dal 1996, facevo l'aiuto regista, poi sono andato via e poi sono nel 98 ho cominciato a fare le prime regie di Un posto al sole, poi si va, si viene, si torna, si viene, però poi si torna sempre volentieri, è un po' come una casa per me, cioè come tornare a casa ogni volta, ed è divertente, divertente. E che altro vuoi sapere, Nina? Quindi siamo arrivati alla 3005, è un bel traguardo. Ah, sì, sì, un bellissimo traguardo. E... Mamma mia, 3005. Tanto, Certo che ne hai visto di tutti i colori, Stefano. No, di tutti i colori, anche dei colori che non esistono. Quindi la chiudiamo qui. Chiudiamo qui. Siamo arrivati alla puntata 3005, anch'io sono tra i registi di Un posto al sole, e un saluto a Nina e a tutti, ciao! Questa avventura di Un posto al sole è 3 anni fa, anzi non ho cominciato, sono ritornata a un antico amore, perché avevo cominciato Un posto al sole dopo il mio primo film, Viola. Avevo subito fatto un po' di blocchi di Un posto al sole. Poi mi ero allontanata, avevo fatto la squadra, ero sempre stata a Napoli a girare molto e poi 3 anni fa sono stata riaccolta a braccia aperte da questa stupenda trasmissione che io amo molto, che va benissimo. E quindi dopo aver girato il mio secondo film, che è Viola di Mare, sempre Viola, sono tornata qua. È stato molto figo perché la scorsa settimana, 2 settimane fa, ho girato la puntata 3500 e quindi sono molto fiera, molto contenta di averlo fatto. Ciao, ciao, ciao! Un nuovo giorno è qui, anche per noi, un mondo più vero. Sveglierà. Io sarò qui con te e tu saprai che il nostro domani sarà come vuoi. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi, è così poco il tempo.